Ciao a tutti, io sono Gianni, benvenuti qui sul mio canale per questo nuovo video. Come forse già saprete, ho deciso di aggiornare il mio PC desktop sostituendo due componenti, la scheda video che vi ho mostrato la settimana scorsa, così oggi tocca il disco fisso. Tutte e due sono operazioni che in realtà sono abbastanza semplici, ma per chi non ha magari mai messo le mani all'interno di un computer, potrebbero dall'esterno apparire più difficili di quello che in realtà poi non sono. La prima cosa da fare è ovviamente aprire il case, nel mio caso ci sono queste due viti da svitare, e poi per rimuoverlo basta farlo scorrere in questo modo. Adesso, se ne abbiamo già installato uno, dobbiamo individuare ovviamente qual è il disco da sostituire, che nel mio caso è questo. Se avete dei dubbi, comunque basta che individuate nel case in che zona si trova il supporto a forma, diciamo così, di gabbia dove va installato oppure aggiunto il nuovo SSD. Quando l'abbiamo individuato dobbiamo svitare tutte le viti che fissano l'hard disk al case, poi scollegare i due cavi, quello SATA per i dati e l'altro per l'alimentazione, e poi togliere delicatamente il disco dal suo alloggiamento in questo modo, facendo attenzione a non agganciare e scollegare qualche cavo della matassa di fili che solitamente ricopre la scheda madre. Il passo successivo è quello di installare il nuovo disco fisso. Io ho scelto questo, si tratta di un SanDisk Ultra 3D, è un SSD di fascia media che garantisce comunque un buon compromesso tra prezzo e prestazioni. Siccome l'SSD è molto più piccolo di un disco meccanico tradizionale, bisogna utilizzare un adattatore. Io ho preso questo qui di Inatec, che ad un prezzo davvero contenuto, parliamo di circa 10 euro, consente di montare due dischi e poi è corredato anche di tutta la caviteria necessaria. Abbiamo infatti due cavi SATA, due cavi per l'alimentazione e un buon assortimento di viti, oltre al cacciavite. Insomma, c'è davvero tutto quello che serve per installare l'SSD. Montato il disco sul supporto, bisogna inserirlo nell'alloggiamento, dove prima c'era il vecchio disco meccanico, e posizionarlo in modo che almeno due fori per le viti siano visibili, in modo da poterlo poi fissare per bene. Se invece, come ho fatto io, volete tenere entrambi i dischi, uno magari per il sistema operativo ed uno per archiviare i dati, allora non dovrete fare altro che collegare un nuovo cavo SATA alla scheda madre e installare il nuovo SSD come abbiamo appena visto. A questo punto abbiamo finito, non ci resta altro che rimontare il case e passare alla configurazione iniziale, che ovviamente però sarà differente da caso a caso. Come sempre spero che il video possa esservi utile in qualche modo. Per maggiori informazioni vi lascio tutti i link qui sotto in descrizione, dove trovate anche il pulsantino per mettere un mi piace e per iscrivervi al canale. Detto questo, vi ringrazio tantissimo per la visione, ci vediamo alla prossima, ciao da Gianni!